ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Oggi questo video sarà una figata atomica perché ci sarà un ospite speciale. Esatto, sorpresona, sorpresona, perché oggi non saremo solo in due, ma saremo un simpatico terzetto. Un terzetto delle meraviglie. Chip chop e ciappa. E quindi in questo caso vi mostreremo delle cose che non vi abbiamo mai mostrato. I culi! No, scherzo. Questo diciamo che... E quindi in questo caso vi mostreremo delle cose di cui solitamente non parliamo, ma approfittiamo del fatto che ci sia questo ospite. Questo ospite speciale, avete capito di chi stiamo parlando? Forse sì, perché magari qualche giorno fa, settimana scorsa, avete visto una diretta su Facebook. Quindi avete capito che stiamo parlando di lui. È lui o non è lui? È lui. Non è lui, ma però prima la sigla. Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Dici a me, dici a me. Benvenuto, bentornato, benvenuto, bentornato, benvenuto, bentornato, benvenuto, bentornato. Ragazzi, siamo rientrati dalla sigla, quindi vi possiamo mostrare chi dietro questo scatolone. Chi si cela dietro questo enorme scatolone? Ma chi si cela, si cela lui! Ops. E se non lo conoscete, ve lo presento, anzi, presento. Prego, prego, parli. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale Tandem. Intanto Stefano. Saluto da Stefano, Gabriele e Alex, che sono io. Intanto saluto anche quelli del mio canale, visto che poi andrà anche sul mio canale una cosa del genere. Quindi ciao a tutti quelli che seguono anime dal mondo e non solo. Qua siamo su anime dal mondo, qua siamo su Tandem. Di cosa queste parole? Perché? Perché sei qua? Perché? Perché oggi? Perché oggi così sono venuto a fare un giro, volevo vedere il lago. Sei venuto a trovarci. C'era la nebbia, esatto, mi sono perso. Ma la cosa molto importante, a parte aver detto, che lo diciamo adesso, di iscriversi al tuo canale. Sì, assolutamente, okay. Anime dal mondo. E che ci hai portato dei presenti. Io esco e ritorno subito. Mamma, sono in televisione. Allora, ci ha portato dei presents, dei gift o dei regali. Sì, allora, questi qua, a parte... No, non ve li posso regalare, purtroppo. No, regali nel senso per la diretta. Allora, aspetta che nascondiamo. Attieni al caldo. Gli sta covando per noi. Li amo molto. Allora, no, questa è una cosa che qualcuno già magari ha visto sul mio canale, perché l'ho fatto vedere forse il mese scorso. Io sono quello che fa tutte queste stupidate, insomma, in sostanza, cioè realizzo i rami. Infatti. Sono quello che fa le stupidate più pessime di quello che è. Insomma, io realizzo diorami per tutti quelli che ne hanno voglia o comunque hanno una collezione corposa. Non so guardare qua di là. Cioè, ce n'è un'altra! Tu guarda con un occhio di qui e con un occhio di là. Che cazzo c'è? Prova! Sì, io realizzo questa cosa qui e questo, in questo caso... Sì, è erba cipollina, è pelosa, è quasi flocked come qualcuno suol dire. Questo è un diorama per il Funko Pop di Lara Croft, che appunto non ho proprio recensito, perché a me recensire effettivamente i pop non mi piace tantissimo. No, ma neanche noi, noi non li recensiamo affatto. Infatti io li tiro fuori dalle scatole e io e li lanciamo più o meno la stessa cosa, perché a parte qualche cenno storico magari posso dire quello, ma non. Però qua volendo è di Lara Croft, ma potrebbero mettere magari anche un altro. Qualsiasi cosa, questo è stato creato per Lara Croft, la vera e propria, mi fa paura, la vera e propria questione su questo diorama è che è stato creato appunto con il primo videogioco. Esatto, prendendo erano i dinosauri. Qua. Esatto. Qua vediamo invece un Gabriele all'interno dell'era preistorica. Esatto. Era per farvi capire la proporzione, le fattezze, sì, le forme, i colori. Proprio per la proporzione, questo diorama specifico, come tanti che sto facendo e progettando, faccio la pipì, entrano così esattamente nelle scatole dei pop. Sono perfetto, proprio a questa dimensione. Ah, figata! Quindi l'hai studiato proprio apposta. Quindi esatto, già pollicione in su. Esatto, tanti pollicioni a loro. E, è stato studiato per quello. Che figata! Poi ovviamente se ne possono fare di dimensioni. Quindi praticamente la base di questo tu la utilizzi anche per possibili altri. Esatto, diciamo. Quindi ragazzi, state ben attenti. Quindi questo vuol dire che entra? Esatto. Facciamo subito. Facciamo la prova. Facciamo la prova, perché qua non c'è trucco, non c'è inganno, questa è TV verità. Tac.
track ed entra alla perfezione, sembra fatto apposta, infatti è fatto apposta. Fatto apposta, guardate. Non faccio l'architetto. Ma che figata! Tiratemi fuori! È incastonato Gabriele dentro. Bellissimo. Non uscirà mai più. Beh, comunque, tanta roba, li realizzi in quanto tempo più o meno, cose di questo tipo? Un diorama di questo, di questo tipo dalle 2 alle 5 ore. Ah, interessante. Dipende, molto, molto interessante. Molto, molto bello. Che cosa devi realizzare? Insomma, ci sono cose che asciugano prima, alcune dopo, alcune che hanno bisogno di una lavorazione. Alcune hanno bisogno della fermentazione. Quindi, attenzione. Sì, esatto. Attenzione, cara Fanco, visto che ci segui, noi lo sappiamo, nei prossimi pop che realizzerai, se vuoi inserire anche queste cose che pesante, poi sono molto interessanti. Eccoci qua di nuovo in non so, inizia tu. Dopo aver visto la splendida realizzazione del diorama di Lara Croft per il videogioco di Tomb Raider, cosa ci proponi? Oggi sei messo al caldo il mio orgoglio. Perché questo è un orgoglio vero. Io ho già visto, intravisto cosa trattieni tra le sta mani. Sta gorgogliando. Lui se lo ricorda, lui no. Per tante varie generazioni motivi. Diverse. Generazioni diverse, ma questo è un mio orgoglio. Tiralo fuori! Allora, cosa ci devi far vedere? Cosa ci devi far vedere? Allora, no, questo è un orgoglio perché, lo dico perché, è una cosa disegnata completamente da zero. Porca è un personaggio che in realtà esiste in qualche lontano passato di qualche... L'hanno mai prodotto come gioco questo? Credo di no, se non forse in qualche versione peluche, però ve lo faccio vedere che facciamo prima e lui è Chobin. Grandissimo Chobin, oin oin. E per chi non l'ha visto di cosa si tratta? Era un cartone animato molto fantasioso all'epoca, mi sembra inizio anni 80, sì, se sì, non sì, ricordo sì, mai. Capito perché non mi ricordo. Ed era un principe interstellare in cerca della mamma che cade sulla Terra inconfondibilmente sempre in Giappone, perché sì, tutti lì, cioè c'hanno la calamita, tutti lì arrivano. Sigle con il cadono su New York, ok. Esatto. Ragazzi, scusa se ti interrompo un attimo, se non sapete chi è Chobin, cercate su YouTube perché è una delle sigle più iconiche che ci ha accompagnato in quegli anni e poi era in tutte le compilation dei cartoni animati. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma con che materiale l'hai fatto? Questo per esempio è ABS e voi direte ma come hai fatto a plasmare l'ABS? E cos'è l'ABS? Cos'è l'ABS? Hai frenato di colpo? È uscito Chobin dai freni. No, è una plastica come il PVC, uh-huh. Però in questo caso l'ABS bellissimo, è estratto, ragazzi, direttamente da una stampante 3D. Quindi disegnato totalmente da zero con una con un software di 3D. Ah, quindi hai disegnato 3D. Anche tu questo? Sì, tutto questo. Poi è nato dalla stampante. E poi è nato dalla stampante. È stato un parto difficile? Quelle belle 7 ore ci ha messo. Sette ore? Per solo per stamparlo, sì. Porca poi però era senza colore, senza niente. Senza colore, senza niente. E quindi questo è proprio un orgoglio perché realizzato da zero è sempre un bello, bello. Quindi se qualcuno che in questo momento sta vedendo il video, se lo volesse, se lo volesse ti contatta. Mi può contattare sempre su animedalmondo.it come sito, oppure se volete guardare il mio canale, anche lì sono tutti i riferimenti. Oppure ovviamente lo trovate nei vari store, marketplace. Sì, devo dire che avendo visto il cartone animato e ricordarmi di com'era Chobin è perfetto, ma neanche quando tu compri un prodotto realizzato da qualche nota azienda che produce l'action figure è così perfetto. Io mi fido di voi perché non l'ho mai visto. E in questo caso, tra l'altro, ho usato una vernice molto particolare. Che lo rende ruvido. Esatto, lo rende quasi flocked. È vero, sì. Perché sì, è una vernice molto particolare, me la sono dovuta far arrivare dall'Inghilterra addirittura, perché qua non si trovava. Direttamente la regina Elisabetta gliel'ha consegnata. Ragazzi, è arrivata. Ciao, questa è la bomboletta. Complimenti, complimenti. Abbiamo visto queste due produzioni, il... No, aspetta, rifacciamo. Abbiamo... buona seconda. Abbiamo visto il diorama di Lara Croft, abbiamo visto Chobin, per chi non lo conoscesse ripetiamo, andate a vedere la sigla, vai a vedere la sigla. La adesso sigla? Cosa ci proponi? Cosa in caldo per noi? Due cose in caldo. Due cose che sono gadget sostanzialmente, però mi sono sempre piaciute. Esistono in commercio ma non così, o meglio, per esempio qua abbiamo il portachiavi con la testa di Jigoro Kong. Decapitato quindi, ragazzi. Che in realtà non esiste. Ha sofferto. Ragazzi, esiste questo. Il problema è che io sono abbastanza perfezionista. No, aspetta, tu parla che tiro fuori una cosa. Ok. Vai. E quindi quelli che vedevo che si potevano comprare già. Così vediamo la differenza. Esatto, questo è un mito di modellino, tra le altre cose. Vale. All'epoca si chiamavano micronauti. Esatto, grandi tarocchi micronauti. Esatto. Esauti. Esauti. Sono.
guarda, più o meno, più o meno simili. Quello c'ha più la faccia di quello che si sta trasformando. E io già non mi piacevano, e siccome non mi piacevano, mi sono messo lì, l'ho ridisegnato da capo. E ridisegnato da capo. E sempre con la stampante 3D, quindi? Sempre, sì, prima ha disegnato in. Ecco, non perdermi i pezzi. Questo è un pezzo che non si troverà mai più. Per chi non ha mai visto il cartone animato di Giga, allora dovete capire che quando eravamo bambini, chi guardava appunto il cartone animato... Io ero ancora nell'immaginario. Praticamente cosa succedeva nel cartone animato? Praticamente nel cartone animato succedeva che Hiroshi, il protagonista, sì, poteva parlare con il padre attraverso la collanina e come ciondolo questa collanina aveva la faccia di Giga. Esatto, esatto. Quindi praticamente tutti i bambini dell'epoca volevano avere questa collanina. Esatto, e questo qua, questa è la versione portatile. Chiavi, poi ovviamente ho fatto anche la versione ciondolo vero e proprio, a cui adesso non è che puoi farmi perdere tutti i pezzi, non ho capito, cioè, come si suol dire dalle parti, adesso ti arrangi però, insomma vabbè, cazzo, allora innanzitutto queste cose non dovete mai darle ai bambini. Però mi è fatto venire in mente una cosa, perché ma che portachiavi cos'è? Sta cagato addosso? Sì, il portachiavi è così, mentre il ciondolo di Jig, quello che si vedeva nel cartone animato, non aveva il pezzo di collo. Ah, ecco. Infatti la differenza è quella, sostanzialmente questo è per chi lo vuole appendere alle chiavi della macchina e l'altro invece per chi si vuole strozzare con la testa. Ma sai che tra l'altro è anche un peccato attaccarlo alle chiavi della macchina? No, ma infatti sì, però, in realtà sì. È un materiale comunque resistente alle abrasioni, al calore, al freddo. Sempre caldo e freddo lo trattiene, sempre ABS di un certo tipo per le stampanti in questo caso, quindi lo trattiene benissimo. Certo, se lo lasciate in macchina sotto il sole a 45 gradi, anche se lo buttate nella lava probabilmente non resiste. Esatto, non è il massimo. E anche in un forno crematorio non provateci. Oggi ragazzi facciamo un video vintage, ve lo diciamo molto subito, vintage. Ve lo diciamo subito, ormai siamo andati avanti. Sto sparendo! Praticamente, praticamente in questo caso ha a che fare con il mitico Goldrake. Esatto, Goldrake pilotato da Actarus all'epoca. Che lui era principe di qualche cosa. Il principe della stella. Basta! Ma dove? Ho capito come funziona. Cioè, voi capite che sta giocando con un modellino che potrebbe valere milioni di euro, capito? Ah, merda. Hai visto? Quindi c'è portato riguardante il cartone di Goldrake. Goldrake, il ciondolo che aveva Actarus, che era il principe della stella di Flint. Io sono Pdor, figlio di... No, quella è un'altra cosa. Non ho mai capito come andava a finire. Però in questo caso cosa sarebbe? Perché non me lo ricordo. In questo caso era nemmeno io. Il ciondolo, e se non ricordo male, all'interno del ciondolo c'era una fotografia della sorella. Ma vado a memoria, sì, solamente. Ma la sorella non era tipo Venusia? Maria. Ah, Maria, no, perché Venusia era la figlia della sorella. Uno si chiama Actarus, l'altra Maria. Infatti. Sulla stella di Frida avevano un nome un po' strano. Ma era. Forma di uno scudo, tipo. Sì, era il. No, un disco, il vessillo della casa dei Flid. Di Flistone? Di Flid. C'è gente che ti potrebbe tagliare una mano. Sto scherzando, ragazzi. C'è sempre quello che deve fare la capra, no? Io sto facendo la capra. Ma era il vessillo, se non sbaglio. Lo diciamo perché di sappiamo che molti di voi su queste cose proprio si inalberano. pazzesco. Bene, dopo tutte queste meraviglie di cui io sono un forte conoscitore, un grande esperto, di cosa possiamo parlare? Allora, di una cosa che oggi per motivi di spazio eccetera non è portato, però ha a che fare con questo, perché poi si è creata questa combo, no? Perché qua ci sono un po' di giochi personali che tengo qua all'interno dello studio. Questo non lo tocco, giuro, perché ha un'area molto sola. Allora, un po' di più di quella. Allora, ha a che fare con il Mazinga questo. Tra l'altro c'entra anche questa micro figure che penso che valga di più del giocattolo, penso questa. Quasi, sì, è di metallo. Quasi metallo. Sì, sì, praticamente ha a che fare con il primo Mazinga. Ma perché l'abbiamo tirato fuori il Jet Pilder? Jet Pilder si chiama questo. Questa era l'Over Pilder. L'Over Pilder. Io ce l'ho e non so neanche come si chiama. Come... Io so come si chiama e non ce l'ho. Forse PX01, adesso la butto lì. Perché... Mazza, ma sei proprio super. Non è il modello di un cellulare. Questo faceva parte della prima serie di Mazinga, che era il Mazinger Z. Esatto, che usciva dalla piscina. Ma che è uscito dalla piscina. Piscina. E dalla piscina ci sono state delle evoluzioni che grande Mazinga usciva quasi dalla piscina. È arrivato Mazingeyser.
e usciva dalla piscina. Esatto. Hanno deciso di farlo uscire anche dallo spazio, tra l'altro, Mazinga Geyser. Però, come dicevi tu prima, non potevo portarlo, problemi di spazio, ma problemi di spazio nel senso che è enorme. Esatto, sì, era abbastanza grande. Quanto è grande più o meno? Quella che trovate sul sito è più o meno misura Detlof, quindi quelle vetrinette classiche dell'IKEA, quindi saranno 30-36 di base, comunque misure. Grande. Ne ho fatte anche di più grandi per i pazzi, però sì. E, però per chi non lo sapesse, che cos'è la fortezza delle scienze? Era in pratica la base di Mazinga Z. Quindi dove c'era la piscina, dove c'era la piscina da cui usciva. Quindi c'erano dentro tutti gli studiosi che poi mettevano a posto Mazinga, poi si rompeva, ecco. Era sempre nuovo. Adesso è una casa di riposo, ragazzi. E tra l'altro una cosa che io mi sono sempre domandato crescendo, che però quando sei ragazzino certe cose appunto non ti vengono in mente, era: ma come fa, magari durante una battaglia il robot Mazinga perdeva un braccio, nell'episodio dopo era perfetto. C'era la casa. Ho capito, però in questo caso dici: cavolo, ma un'officina, ma pazzesca. Cioè, pazzesca. Una roba micidiale. E poi la cosa veramente sempre strana di questi cartoni animati è che nel primo episodio, in questo caso Koji Kabuto si chiamava, sì, giusto? Esatto. Lui non sapeva guidare il Mazinga, però già dalla prima puntata sale su questo essere, su questa cosa, sul jet pider, over pider, come si chiama, lo sa guidare e sa guidare anche il Mazinga, perché questa cosa si chiamano buchi di sceneggiatura. Questo Overpinder è la seconda versione. Sì. Si nota soprattutto dalla cloche che ha all'interno. Sì. Perché la prima, ragazzi, c'ha un occhio quest'uomo che. Sì. Perché tu devi pensare che all'epoca c'era tipo un coso, un volante. C'era, ma funziona, e vola veramente. È vero, è vero. C'era il volante di una moto, o meglio, il manubrio di una moto. È veramente solido. Infatti vedi che hanno messo anche il salvatesta, perché magari questo. Gente si è accecata. Esatto, erano pericolosissimi. Però effettivamente sì, era, questa è la seconda versione dove è stato messo a posto anche la cloche. Bene ragazzi, siamo giunti quasi alle conclusioni, quasi al termine di questo video in cui questo simpatico terzetto oggi si è prodigato nel divulgare quelli che sono i lavori del nostro Alex. Praticamente è stato un ritorno al passato, così passato che io non so, in questo video non sto così bene. Non ho più la barba. No. Va bene, allora ricordiamo di iscriversi al canale di Alex, che ricordalo tu qual è? Anime dal Mondo o animedalmondo.it, da lì arrivate anche sul canale YouTube, quindi fatelo, ma soprattutto iscrivetevi a questi due ragazzi che insomma, intanto siamo qua, ci stiamo divertendo, quindi poi sono simpatici. E per parte. L'amore è nell'aria. E per quanto riguarda poi quelle che sono le nostre, diciamo, le pagine Facebook, pagina Instagram, cioè pagina profilo Instagram e prossimi contest, ovviamente dovete seguire la pagina ufficiale di Tandem su Facebook. Esattamente, il contest comunque quello delle collezioni è ancora in corso, avete tempo fino al 10 novembre se non sbaglio. Esatto. Quindi continuate a spedirci fotografie, mi raccomando, non usate il tu non puoi partire fuori concorso, allora diciamo subito così. Però vi hanno mandato i pezzettini della sigla. Pensavo dei pezzettini di corpo. Qualcosa sta arrivando. Sono timidi. Proprio timidi. Va bene, ragazzi, siamo giunti quindi al termine di questo video. Dici a me. Dici a te. No. Dai, ragazzi, un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Un saluto da Alex e anche al mio canale Anime dal Mondo. Salutiamoci. Ciao, Anime dal Mondo, ci vediamo. Ciao, bella giornata. Ciao. Non so più dove guardare.